a te e a tutti ciurma, benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su God of War Ragnarok. Vi ricordo ragazzi, il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi, so che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimo e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando, spolliciate. Eccoci qua di ritorno, signore e signori, dopo che la volta scorsa finalmente siamo riusciti nel regno di Alfheim a raggiungere questo famoso altare di Groa, dove appunto abbiamo assistito al racconto di quella profezia nella quale ragazzi comunque Tyr viene ancora raffigurato come combattente, come guerriero nel Ragnarok, e inoltre Atreus continua ad essere convinto di essere presente anche lui in queste profezie, ma Kratos non è ovviamente tanto d'accordo. Fatto sta ragazzi che comunque Tyr continua a rifiutare l'idea di dover combattere nel Ragnarok, quindi alla fine siamo riusciti a tornare a casa di Sindri, dove durante il pranzo ragazzi Kratos e Atreus hanno avuto una piccola discussione in effetti, perché Atreus vuole continuare ragazzi a indagare, a scoprire, a scoprire nuove cose ragazzi, invece Kratos ovviamente non è della stessa idea e quindi per questo motivo hanno discusso. Tra l'altro nella profezia ragazzi veniva nominato nuovamente questo bosco di ferro che era stato precedentemente nominato niente poco di meno che dal serpente del mondo, e quindi comunque un qualche collegamento ci sarà ragazzi, quindi non ci resterà ovviamente che scoprire adesso dove è finito Atreus. Tra l'altro ragazzi, ovviamente da brava imbecille quale sono, la volta scorsa volevo completare una missione secondaria che era in Alfheim, nel regno di Alfheim, ma pensavo che servisse un potere particolare per poter far saltare quella specie di germoglio ragazzi che c'era, che bloccava la strada, e diversi di voi giustamente mi hanno fatto notare che invece come nel precedente gioco quei germogli potevano essere semplicemente distrutti con l'uso del Leviatano, bastava insomma ragazzi lanciarlo, ma io ovviamente non ho ricollegato le cose ragazzi e quindi niente, non sono riuscita a continuare quella missione secondaria, che però se dovesse esserci ragazzi un momento di stop durante la trama principale, vi assicuro che comunque ragazzi tornerò ad Alfheim per completarla, perché comunque mi incuriosiva parecchio. Ringrazio ovviamente come sempre tutti quelli che commentano, che mi lasciano suggerimenti qua sotto. E quindi l'ultima volta ragazzi ci eravamo salutati qui. Atreus di regola si era messo a dormire, quindi suppongo che questo sia un sogno. Siamo sicuri al 100% che questo è un sogno? Probabilmente sì. Atreus rivede se stesso. Che cosa, se ad Alfheim avessi saputo di essere un dio, non mi sarei sentito in colpa a uccidere gli elfi. Oh, davvero? Ma che succede? Era una maschera. La maschera di cosa? Che siamo dei mi fa sentire molto più forte. Dove mi trovo? Ma che cavolo? Non fai altro che parlarne in continuazione. Di cosa? Fa qualcosa a riguardo, chiudi il becco almeno. Piccoli problemi della piccola gente. Siamo stufi di ascoltare i piccoli problemi della piccola gente. Ricordi e non ricordi belli. Sì, esatto. Hai rotto la porta, l'unico accesso a Jotunheim. Che cosa vuoi? Lasciami stare, Druma! Non capisco. Come vuoi. Oh. Come vuoi. Vabbè. E basta. Ehi, non scappare. Come vuoi. Puoi dirmi dove sono? Vabbè. Come ti fa? Vabbè. Come vuoi. Ti vuoi fermare? Anche se in un sogno fa male comunque. È stato un bel volo. Devo andarmene di qui. Questo ovviamente ragazzi sono i ricordi di Atreus del sé più giovane, quando comunque ha avuto quella sorta di fase ragazzi di onnipotenza, dopo che ha saputo che anche lui era un dio eccetera eccetera, insomma quella fase che ha avuto di insolenza e di onnipotenza che ce l'ha fatto detestare parecchio ragazzi. Ma dove è andato? La pagherà per ciò che ha detto di mia madre. No.
Ma siamo dei. Possiamo fare quello non questo. Che noi vogliamo. Ti prego, aspetta. Cavolo. Perché succede questo? È molto meglio di quello di mia madre. Ti prego, fermati! Oh! Ma che cavolo? Siamo. Dove mi trovo? Tranquillo. Bello. E sto posto? Ehi! Dove vai? Stiamo ancora sognando? Ti seguo? What the fuck, ragazzi? Cioè, che trip assurdo. Va bene, seguiamo il lupo, volentieri. Tra l'altro questo posto è bellissimo. Ok, immagino che ci rivedremo dall'altra parte? Immagino di sì, perché non credo che noi potremo passare di qua. Comunque, scusate ragazzi, ma... mi sto riprendendo ancora, anzi... sono ancora abbastanza nella fase di raffreddore, tosse, mal di gola. Però non potevo mancare di registrare, ragazzi. Assolutamente. Ok. Dove sono? Riesci a capirmi? Ho un altro lupo. Ehi, ciao. Quanti ce ne sono? Che belli che sono. Quindi, dove andiamo? Vabbè, andiamo dove capito. Volete. Vi adoro, siete bellissimi, vi seguirei fino in capo al mondo. Andiamo. Mi sono risvegliato qui dopo un sogno stranissimo. Siamo nel bosco di ferro. Siamo nel Come bosco ci sono di ferro? Arrivato qui? Davvero? Sono venuto in sogno. Questo è il bosco di ferro? Deve essere andata così, visto che sono qui. Ma adoro! Mimir aveva detto che è un posto che non esiste. È vero che ci siamo arrivati in sogno, però... cioè, ci siamo, comunque. Vabbè, ho raccolto del legname. Continuerò ad avanzare. Oh, un altro lupo! Ma che belli, quanti siete, quanti siete! Troppo belli. Vabbè, poi Atreusa... odore? Quale odore? Ha un legame speciale coi lupi. Forse senti Fenrir. Vorrei fosse qui per incontrarti. Eh sì, sarebbe stato davvero bello. Un altro lupo ancora! Wow! Adoro! E questo posto, ragazzi, cioè, ma parliamone! Lo avete visto? È stupendo! E ancora! Siete molti, eh? Eh sì! Oh, ancora un altro! Che gioia! Ancora un altro! Ma è bellissimo! Cos'è questo odore? L'aria qui è... non so, più dolce? Forse sono questi alberi? Beh, probabilmente sì. Comunque, il bosco è pieno di fiori, alberi. Se volete mangiarmi, ditemelo, eh? Che dolce. È uno scherzo, vero? Vabbè, lui parla con gli animali, gli avrà detto qualcosa. Ma in ogni caso, se avessero voluto mangiarlo, già l'avrebbero mangiato, ragazzi. Non ho mai visto un bosco del genere. Infatti è unico nel suo genere, è bellissimo. Oh, che fate? Mi aprite la strada così? Da qui? Wow, va bene. Mi avete guidato voi fin qui? Mi fido. Grazie. Atreus.
Non l'ho ancora finito. C'è qualcuno qui. La pittura è ricavata dagli alberi del bosco di ferro. Assorbono la memoria della foresta, perciò anche la pittura ricorda. Wow. Ricordi del passato. O del futuro. Non vorrei macchiarlo di sangue. Oh, sei proprio tu. Tu sai chi sono? Sì? Che cosa c'è? Ho aspettato per tutta la vita questo momento. Sembri più strano di quanto immaginassi. Oh. Scusami. Sono stata scortese? Un po'. Diamine. No. Sto già rovinando tutto quanto. È solo che tu sei la prima persona con cui parlo da moltissimo tempo. E strano può essere positivo. Certo. Io non me la sarei presa. Grazie. Ricominciamo. Ok. Mi chiamo Anger Boda. Avrai molte domande da farmi. Sì, dove Seguimi. Siamo? Presto avrai le tue risposte. Almeno alcune. D'accordo. Cioè... Hai detto che mi conoscevi? Come ho detto, presto avrai le tue risposte, Loki. Oh, ok. Non ti chiami così? No, è il mio nome. Sono Loki. Ok ragazzi, qua inizia il santuario perduto, quindi siamo ufficialmente arrivati nel bosco di ferro dove incontriamo questa ragazza che dipingeva di noi tra l'altro. E questo è proprio l'incontro che c'è stato adesso. Oh, cioè, di domande ne avremo a decine, eh? Per il preciso, dov'è questo posto? Come ci siamo arrivati? Come fa lei a sapere di Loki? Come ha fatto a prevedere questo momento? Dice, anche gli alberi ricordi il futuro. What? Troppe domande. Però la seguiamo. Pola. Wow. Nuove abilità disponibili? Adesso me ne dovete parlare di abilità disponibili? Sì, ok, possiamo potenziarlo, ma perché me ne devi parlare adesso, insomma, voglio dire? Aumenta il numero di frecce scoccate, va bene ragazzi, potenziamo. Visto che ci siamo, va bene così. Grazie, grazie per avermelo ricordato, anche se forse... Di qua! Sarebbe stato meglio un altro momento. Io vado per la mia strada. Quindi, dove mi trovo? C'era una strana nebbia. Oh, ho sentito dire che Lutangard può disorientare, ma sei salvo qui nel bosco di ferro. Ok. Chiasa! Ragazzi, sono interdetta, cioè sinceramente non mi aspettavo una cosa del genere. Cioè non mi aspettavo ci portassero così direttamente nel bosco di ferro. Sto cadendo veramente dalle nuvole. Io pensavo che il bosco di ferro non fosse un posto reale. Astuto, vero? Se Odino non sa che la foresta dei giganti esiste, non può neanche cercarla. La foresta dei giganti. È così che la chiama la gente. Anzi, chiamava. Ok, quindi hanno sempre detto che era un posto non reale per evitare che Odino lo cercasse. Ok, ha senso. Va bene. Pezzi d'agio. Continuiamo a seguire... Questa carinissima ragazza. Che cos'è? Una spilla. È grande. Rispetto a? Pensavo che i giganti non fossero tutti giganti. Wow. Pazzesco, ragazzi. Ecco perché la foresta dei giganti. I giganti ci venivano Quindi, evidentemente sempre tu che qui. Fai qui?
Dipingo, mangio, sopravvivo. Proteggo ciò che posso. Ma perché aspettavi me? Perché il mio destino è svelarti il tuo. Ah. Cioè, quindi tu esisteresti soltanto... Attenta! Esisteresti soltanto per... per parlare del... a me, del mio destino. Davvero? Ma lei, ragazzi, combatte ed esplodono robe colorate. Ma è bellissimo. Aia, ti copro le spalle. Grazie. Avanti. Ok. Ecco qua. Benissimo. Ci penso io. Don't worry, girl. Non sconfiggere un drogo così. Grazie. Grazie. Cosa facevi tu prima di venire qui? Sopravvivevo al Fimbulwinter. Aspetta, è arrivato anche qui. Lo sapevi? Non sembra. Sì. Ah. Ok, perché non sembrerebbe in effetti. Wow. È tutto troppo bello. Io sarò, ragazzi, qui sopra, tu prosegui per la tua strada. Ok. Io vado di qua allora. Lei si diverte tantissimo. Cioè, a quanto pare è rimasta qui da sola per tanto tempo, ragazzi. Stare da soli per tanto tempo. È una cotta di maglia? Chissà cosa ne penserebbero Brock e Sindri. Chi? Oh, sono più o meno degli zii. Più o meno? Strani i giganti di Midgard. Sono nani in realtà. Strani lo stesso. Va bene, ok. Dipende cosa intendi tu per strano. Perché appunto magari lo intende in modo gentile o in modo strano. Cioè tutto potrebbe essere, ragazzi. Ok, dicevo, cioè stare da soli per tanto tempo poi dipende anche dalla persona, ragazzi. Potrebbe essere una benedizione, potrebbe essere una maledizione. Dipende anche da chi la vive la solitudine. Ovviamente è sempre soggettiva la questione. Comunque sì, è una cotta di maglia di un gigante, ovviamente. Probabilmente lo stesso gigante che va alla spilla. Ok, qua che cosa abbiamo? Pergamena, l'albero. La mamma diceva che le altre razze dei nove regni vedono il mondo come una foresta fatta di tanti singoli alberi. Vedono le persone, la natura, il tempo e il destino come elementi separati. Ma noi no. Gli Jotnar sanno che questi elementi sono i rami dello stesso albero. Che non si può separare l'amore dal destino o dal battito d'ali di un uccello senza fare del male all'albero stesso. Forse è per questo che nei suoi occhi non c'era paura quando mi parlava del suo cammino, quando parlava della sua morte imminente. A volte la cosa mi conforta. Sapere che la sua morte e quella di papà non sono che un ramo di un grande e rigoglioso albero. Altre volte mi mancano e basta. Ok. Ti piace spaccare tutto? È una cosa che mio padre... Anzi, sai cosa? Lascia stare. È una cosa che mio padre di solito fa. È vero, voglio dire. Quindi da qualcuno avrò preso. Effettivamente. Questo può essere spaccato, sì. Cosa c'è all'interno? Pelle riconciata, perfetto. Vedi qualcosa che potresti usare come prima? Sì, questo affare qua, di regola, giusto? Oddio, lì ci si aggrappa Kratos di solito. Forse occorre una posizione migliore. Ok, proviamo a vedere da qua sopra, ragazzi, se ci hanno fatto venire qua sopra. Un motivo ci sarà, là sopra c'è qualcosa che sbrilluccica, ma... Ok, ragazzi, ok. Bastava caricare semplicemente di più il colpo, perfetto. Adesso possiamo sicuramente procedere. Opla. Ecco fatto. Posso aprirlo? No, perché ci sono altri incubi. Ecco fatto. A posto. Adesso sì. Il forziere, pezzi d'argento. Fai alla grande. Grazie. Aspetta, cosa? Stai andando nella direzione giusta? Oh, sì, ovvio. Spero di sì, sinceramente. Ialfa! Vediamo di procedere e speriamo che sia giusto. Aia.
Ok, andiamo. Ecco qua. Benissimo, bene, bene, ho incontrato un altro gigante. Forse è in mano il mio destino. Cosa? Scusa, sono solo molto felice di poterti parlare. Ok. Stambecco furioso? Un'evocazione runica, ragazzi. Evoca uno stambecco spettrale da cavalcare per creare nemici. Adoro, lo equipaggiamo, ovviamente. Così abbiamo attacchi runici anche con Atreus. Davvero meraviglioso. Procediamo di qua. Ci si arrampica. Si va di qua. Va tutto bene, no? Sì, sono solo in una foresta magica che non dovrebbe esistere e parlo con un altro gigante che è anche... Già. Che è anche... Cosa? Schiavo! Ok. Vabbè. E anche una ragazza giovane come te. Chissà, probabilmente forse un po' più. Aspetta, grande. Aspetta, dove sei? Di qua. Ah, eccola. Vediamo. Wow, ti tengo. Grazie, devo ancora abituarmi a come funzionano le cose qui. Ok. Dove andiamo? Mia madre ha raffigurato le sue visioni, sono profezie. Ho pensato volessi vederle. E chi è tua madre, scusa? Dove sono i tuoi? Non ci sono. Sono... Ehi, so che hai molte domande, ma... Non farmi questa, ok? Ok, scusa. Quindi la pergamena che ho trovato prima è stata scritta da lei. Che ha detto mi mancano, quindi i genitori sono evidentemente morti, ragazzi. Ok, non ti farò questa domanda. Sta tranquilla, cercherò di ricordarmelo. Quindi procediamo... Vediamo un po'. Loki! Ehi! Ci sono! Dimmi quando! Adesso! Vai! Lascialo! Ok, par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 
Adoro. Wow. Ti copro le spalle. Sì. È bello poter contare su qualcun altro, ragazzi. Come tipo quando combattevamo con Sindri, che lanciava cose completamente a caso sui nemici. Bellissimo. Fantastico. Combatti bene. Grazie, come cara. Un vero campione. Grazie. Anche tu. Va bene. Mi dai una mano? Oh, certo. Ce la facciamo? Aspetta. Ok, ora tu. Da quando lui è diventato così forte? Vaffene. Ok. Wow. È il medaglione di Idi. Corriamo? Pazzesco. Cosa? Via! Okay, va bene. Ti sto dietro. Bellissimo tutto ciò, ragazzi. Posso rallentare? No, ti sto dietro. Ti sto dietro, anzi. Ti supero. Ok, non vale però, Ti avevo superato. Aspetta che ti risupero. Ok. Avanti tutta, vai Atreus, non ti fermare. Su. Wow. Il primo che salta vince. No, aspetta. Oh, sta crollando. Cavolo. Che palle. Mi hai battuto. Ok. Beh, sapevo già la strada. È più o meno come barare. Vabbè, dai. No, non fa niente, è stata una bella corsetta. Di questa ragazza. Come sconfiggerli? Sì. Tieni premuto quadrato per evocare il falco spirituale di Anger Boda, scatenando la potente magia dei giganti. Vediamo. Non c'è mai così tanta gente qui. Una fortuna da pochi. No, fortuna da Loki. Che spiritosa la ragazza. Spiritosissima. Adoro. Aia. Fuori un altro. Vai ragazza, vai. Ehi.
usiamo anche l'attacco runico. Ok, questo era uno, è quello con la freccia. Poi ci sarà l'altro, ragazzi, lo proveremo in un'altra occasione. Quindi questo era L1 più R1, l'altro sarà L1 più R2. Perfetto. Prendiamo gemma vitale, altra robetta, resti di bestia. Siamo quasi agli altari di mamma, dove ha tenuto le visioni di Groa. Era il suo modo di preservare l'eredità della nostra gente nonostante i continui sforzi degli Aesir. Ok. Ha parlato pure lei di profezie di Groa, ragazzi. Qua cosa c'è? Pezzi d'argento. Andiamo allora. Non vedo l'ora di vederle. Cioè, cos'altro ci sarà in queste profezie, ragazzi? Ci saranno tante cose che non sappiamo. Qui. Se queste profezie non sono mai uscite da sto posto, neanche Odino le conosce, perché Odino non ha mai trovato sto posto. Ma non è magia Vanir? Dove credi che l'abbiano imparata? Oh, eccoci, ci siamo, qua. Ci siamo. Tu vivi qui? Mm-hmm. Di qua. Il santuario perduto. Quanti altari ci sono? Casa albero di Angar Bodam. È bellissimo. È sempre tutto bellissimo, ragazzi. Qui nel Bosco di Ferro c'è una ragazza. Si chiama Angerboda e ha la mia età. Ok, hanno risposto alla mia domanda. È una gigante anche lei. È molto simpatica, sa dipingere ed è amica dei lupi che ci sono qui in giro. È diversa da chiunque abbiamo incontrato per tantissimi motivi. Lei dice che aspetta di incontrarmi da una vita, ma a me sembra davvero assurdo. Mi mette parecchia ansia cercare di soddisfare tutte le aspettative che si è creata su di me. Devo solo rimanere calmo e capire meglio cosa sta succedendo, ma caspita, sta succedendo tutto molto in fretta. Beh, in effetti è vero, ragazzi. Cioè, ci siamo ritrovati qua, nel Bosco di Ferro, senza neanche sapere come, così, incredibilmente. E incontriamo lei. Questi possiamo aprire? No, ovviamente no. Però questi possiamo guardare. Questa è lei con la mamma. Oh, i lupi. Che dolce. Di qua cosa c'è? Chissà chi è questa figura, ragazzi. Vediamo un po', ragazzi. Ma questo è il mio altare. Era da tanto che volevo rivederlo. Per molti giganti è bello scoprire e percorrere la propria via. Ovviamente per altri conoscere il futuro è sconvolgente. Certo, va bene. È arrivato il momento allora di guardarli questi altari. Ma aspetta, non è che sopra queste robe ci sta anche quella pittura che avevamo visto alla fine del primo, ragazzi, dove c'era Kratos che sembrava stesse morendo? Potrebbe essere. Vi ho detto, questo è il mio altare. Pronto? Sì. Quello che abbiamo visto a Jotunheim, no? Credo di sì. Sì, mi sa di sì, ragazzi. Questo l'avevo visto quando spargemmo le ceneri di mia madre. Esatto. Era sulla parete. Tutto era già successo, proprio come nel murale. Ma questa parte era danneggiata. Oh, questi siamo noi. Nel sacchetto che c'è? Ma chissà chi è quello? Un momento. Questo è Thor? No, no! Non è corretto. Non può succedere questo. Lui con Odino? No, no, no. No, non può essere vero. Il Bosco di Ferro non esiste, Lutangar non esiste. Niente è vero! No! No. Ehi, ehi! Ehi, ehi! Va tutto bene, va tutto bene. È tutto a posto, andrà tutto bene. Ehi, guarda! Ehi, ehi, ehi! Ehi, calmati. Calmati. Respira. Ehi, ehi, respira. Bravo. Bravissimo. Visto, va tutto bene. Tranquillo. Tormenti. Cavolo, può trasformarsi anche in un lupo. Oddio! È tutto ok, stai bene. Scusami,
Non so cosa sia successo. No, non ti preoccupare, può succedere a chiunque. Quello può succedere a chiunque. Non di diventare lupi, ma di avere paura del futuro. Quello non può essere il mio futuro. Dice che servirò Odino e mio padre morirà, mai e poi mai. Senti, questo è l'unico futuro che esisterà. E prima lo accetti, meglio è. Cavolo, sono stata scortese. Ascolta. Ora dimentica questa storia. Dimentica il futuro. Dimentica Loki. Tu sei un gigante. E stai cominciando ad avere dei poteri che ancora non comprendi. Su, facciamo due passi. Tu potrai darmi una mano e io ti insegnerò, sai, cose da giganti. Avanti. No, ragazzi, dai, è assurda sta roba. È assurda. È assurdo. Dice che servirà Odino. Dai, no. Non ci posso credere, non ci voglio credere, te credo. La sua reazione è più che normale, ragazzi. Dice, cioè, vede che servirà Odino, che suo padre morirà. Cioè, inconcepibile, per me è inconcepibile. Come è possibile? Come può essere? Non lo so, ragazzi, sono sconvolta. No. Cioè, non ci sto a credere. Cioè, Loki, lì per lì... Mi serve il tuo aiuto. Sì, dammi un attimo. Cioè, lì per lì ero un attimo presa dalla trasformazione da lupo, ragazzi. Cioè, sto riflettendo adesso su quello che abbiamo visto. Cioè, l'unico futuro che ci può essere. Quindi non si scappa. Come può essere che serva Odino? Come può essere? No, raga, dai, no. Che cos'è sta roba? Qui, seguimi. Dove andiamo? A trovare del cibo, a seminare. Le mie faccende quotidiane. Ma prima voglio farti conoscere qualcuno. Ok. Loki, ti presento Yalla. Ciao Yalla. Amore, per te. Piacere. Oh, wow. È grandicella, eh? Beh, sì. Bella. Davvero molto bella. Ah, la cavalchi, che figata. Vieni su. Ok. Brava. Ganga. Angerboda ha uno yak che si chiama Yalla. Che ridere, mi ha detto voglio farti conoscere qualcuno. Per un attimo ho pensato che parlasse di giganti, invece intendeva Yalla. Deduco che Yalla sia la sua migliore amica, che detta così è un po' triste, però in fondo è una cosa bellissima. Mi fa pensare a Fenrir, che mi manca, ma è come se fosse sempre qui con me. Sarebbe stato bello farglielo conoscere. Deve essere strano vivere qui da soli, ma so anche quanto sia utile avere una connessione con gli animali. È vero, ragazzi, quindi parlavamo prima di solitudine, ma comunque già il fatto di avere un animale che ti fa compagnia, ragazzi, non è poco, eh? Certo, non sarà come la compagnia di un essere umano, ma forse a volte è anche meglio, ragazzi. Questo è poco ma sicuro. Immagino tu sappia della storia del campione e degli... Jotnar? Certo. Preferisci che ti chiami così, invece? No, Loki va bene. Ok. Campione. Dove hai detto che stiamo andando? Dobbiamo raccogliere della frutta. Ne troveremo un po' seguendo il fiume. Ok, sto guidando io lo yak, ragazzi. Usa LPR perché... I fiori laggiù. Silenzi. Io... Ok. No, si chiamano così. Crescono solo a Jotunheim. Io e mia mamma dormivamo in campi di silenzi quando lei e mia nonna litigavano. Era uno dei pochi posti in cui trovava pace. Ok, tutto davvero molto bello, ragazzi, ma perché adesso ci dobbiamo distrarre da... Cioè, la cosa che ci interessa maggiormente, in effetti, cavolacci. Vabbè, comunque, è qua? Oh. No, cioè qua abbiamo raccolto della roba che ci serviva e ok. Continuiamo a seguire il fiume. Incredibile, sto posto è immenso, eccone uno, ragazzi. Prendiamolo. Perché? Dove? I lupi qua. Avranno fame, no? I lupi mangiano sta roba?
Non ho mai visto un frutto così. Si chiamano bulbi verdi. Mia madre me ne faceva mangiare uno ogni giorno, per la forza. Fanno davvero schifo. Però hanno funzionato. Beh, a quanto pare sì. Cioè, sono efficaci. Tipo le medicine, come, ragazzi. Scusa? Le che fanno schifo. A quanto pare le piace. Puoi prendere quello? Certo. Sono qui apposta. Preso. Ecco fatto. Quei lupi, te ne occupi tu? Sì, sono ottimi amici. Spero di vederne altri. Vabbè, Atreus, come dicevo prima, ha un legame speciale con i lupi. Quanti altri frutti ti servono? Hai fretta di andartene? No, è solo... A quanto pare devo salvare mio padre ora. Loki, abbiamo tempo. Lo dici te che abbiamo tempo? Io non so dove siamo, non so quel tempo come passa, cioè... Ci sono dei frutti lassù. Allora andiamo anche lassù. Ok, per andiamo qua allora. Su! Aspetta, oh. Dicevi a me o allo yak? Dubito che lo yak riesca ad arrampicarsi fin quassù. Ti aiuto io. Grazie. Grazie, gentilissima. Prego. Adesso scendiamo? Yara! Dopo di te. Vado. Ascolta, so che ci stiamo divertendo qua giù, ma forse dovremmo parlare di quello che hai visto su quel murale. Beh, quel che ho visto non succederà mai. Non mi unirei a Odino se poi mio padre... Se c'è una cosa che ho imparato da mia madre... è che queste cose riescono sempre ad avverarsi, in un modo o nell'altro. A me mio padre ha insegnato a chiudere il cuore. Ma stavolta non ce la faccio. Non per questo. C'è in ballo troppo, ragazzi. Come fai a far finta di niente? Io lo capisco perché, cioè, per me varrebbe lo stesso. Non puoi far finta di niente su certe robe. Non ci arrivo. Ah. Apa. Ammappete. Grazie. Quindi, a quanto dice lei, ragazzi, non c'è modo per sfuggire a sto futuro. Che palle. Sai. Accidenti. A volte ho pensato di andare ad Asgard. Ma non lo farò mai. Davvero? Mio padre non mi aiutava a capire il mio destino. Quando sono rimasto solo con lui, Odino si è offerto di aiutarmi. Se fossi rimasto solo con lui, ti avrebbe ucciso facilmente. Non così facilmente. Taka un po'. Tra l'altro... Altri frutti. Non ci servono, ma possiamo conservarli. Come vedi che sono maturi? Me l'hanno insegnato i miei genitori. Bisogna un po' indovinare. Allora non sei sicura di tutto quello che succederà? Delle cose importanti sì. Cioè, stavo dicendo un attimo fa, per quale motivo? Poi tra l'altro Atreus dovrebbe unirsi a Odino. Cioè, perché? Perché mai? Mannaggia la miseria. Che famo adesso? Oh, Yalla non può passare lì sotto. Vedo. Ma possiamo romperla quella roba? Okay, sì. Magari puoi toglierle di mezzo quella roba là sotto. Sì, sì, è quello che sto facendo, cara. Yara! Poverina, deve passare sotto a sta melma schifosa. Che dolce. Raccogliere ingredienti, sfamare animali. Lo fai ogni giorno? Sì, altrimenti muoiono. Molti impegni per una della tua età. La nostra età. Vero. Una delle ultime cose che mi ha detto mio padre è stata che gli dispiaceva non potermi proteggere. Che sarei dovuta crescere in fretta. Almeno si è scusato. I padri sono bravi con le parole. Solitamente dipende anche dai padri. Ovviamente. Mamma mia. Bella vista. Oh, aspetta. Migliorerà. Ah sì? Meglio di così? Davvero? Qua che facciamo adesso? Possiamo tornare indietro, suppongo. Andiamo.
Da dove procediamo? Ok, allora proviamo a procedere da questa parte, ragazzi. E qua non credo che possiamo procedere. Sì. Sì. Ottimo. Sai, forse tu servi a Odino per qualcosa. Oh, forse non è come sembra. Forse io sto ingannando Odino. Oh, sei bravo a ingannare le persone. Ho mentito a mio padre a volte. Ah, un maestro dell'inganno. Ah. I bulbi verdi vanno nel secchio. Se non sbaglio, Loki è anche questo, forse, se non erro, cioè nella mitologia, anche il dio dell'inganno. Se non sbaglio, qualcuno di voi mi sa che l'aveva scritto. Poi magari, ragazzi, mi riconfermate o smentite questa cosa. Ehi, se devo, tipo, riparare il mio arco, posso... Ma certo, ho degli attrezzi in quella cassa laggiù. A ogni modo, nella cassa c'è una cosa per te. Quando vuoi andartene, mi trovi da Yalla. Possiamo fermarci un po' qui? Tutto il tempo che vuoi. Ok, quindi adesso possiamo aprire... Ah, ok, qua possiamo riparare la nostra roba, ragazzi. Veste del campione degli Jotnar, armatura creata secondo la profezia che verrà donata a chi si dimostrerà un campione tra la sua gente. Ok. La raccogliamo... arco degli Jotnar, danni di stato delle frecce runiche aumentati, perfetto. Bene. Non c'è altro, mi sa, eh? Ok, qua possiamo fabbricarci, ragazzi, arco degli Jotnar. Direi assolutamente di sì, abbiamo il legname necessario per farlo. Ecco fatto, whee! Un arco degno del campione degli Jotnar, ma a misura di Atreus, lo equipaggiamo ovviamente. E per potenziarlo serve legname di Idalir, quindi suppongo che uno dovrà fare un po' più di giri nel bosco di ferro per trovarlo. Quindi va benissimo così. Ok, ma se questo posto... no, questo posto è reale. Perché se no non potremmo cambiare arco, armatura e tutte ste robe. Questa è la veste nuova, ragazzi, che ci è stata donata. Devo essere sincera, preferisco questa qua. Esteticamente parlando mi piace di più questa. Quindi gli lascerò questa, ragazzi. Perfetto. Quindi adesso possiamo parlare di questi altari. Ehi, che cos'è? Quello l'ho dipinto con nonna. Ai tempi non ero un granché. Ma perché? È così carino. È davvero molto carino. Qua? Le linee sembrano così vive. Oh, wow. Che bel complimento. Figurati. Qui invece... Mi piace molto come hai usato i colori qui. Oh, è stata dura realizzare la tonalità blu scuro del cielo. Beh, ci sei riuscita. È bellissimo. Grazie. Che carino. Oh, quello è il mio preferito. Sono parecchio fiera della mano. Dai, seriamente, guardala. No, è bellissimo. Le mani sono difficili da disegnare. Non sai quanto. Che dolci che sono. Va bene, mi sa che è arrivato il momento di andarsene, ragazzi, eh. Questo cos'è? Angrboda, prima hai detto che l'Utangard può disorientare. Ma che cos'è? Conosci Ymir? L'antenato del nostro popolo. È morto tanto tempo fa, no? Ucciso da Odino. Sì. Odino ha distrutto tutto ciò che rimaneva di lui, tranne una cosa. I suoi sogni. Odino non ha riuscito a toccarli. E ora sono i nostri. Ok. Quindi per andarsene basta parlare con lei, no? Beh, ora di solito raccolgo le radici di viste che ci mescolo insieme. A meno che tu non voglia andartene. No, posso rimanere. Voglio rimanere. Ok, pensavo avremmo potuto andare via, ragazzi, invece no, per cui direi che per oggi, ragazzi, ci fermiamo qui. E qua c'è un pensiero di Atreus riguardo quello che sta succedendo. Mi sento ancora un po' sconvolto. Angrboda vuole il mio aiuto per delle cose da giganti. So bene che sta solo cercando di non farmi pensare al futuro. E forse un po' ci sta riuscendo. I ragazzi dei ragazzi sono così. Nel senso che lui evidentemente, mo ha visto sta ragazza che comunque è della sua età, una ragazza molto carina, una ragazza molto simpatica, con cui magari può anche avere delle cose in comune, quindi magari può essere che... Ah,
leggermente già stia perdendo un po' la testa, forse un po' presto per dirlo, ragazzi, perché comunque l'abbiamo appena conosciuta, però non si può mai sapere. In ogni caso, ragazzi, quest'oggi abbiamo scoperto questa verità sconvolgente riguardo quello che dovrebbe essere appunto il futuro di Atreus. Angerboda lo ha insomma rassicurato sul fatto che quelle profezie si avverano sempre in un modo o nell'altro, anche forse cercando di evitare di farle avverare, si avverano sempre e comunque. È quello che abbiamo visto, abbastanza appunto sconvolgente, ragazzi, perché Atreus ha visto che praticamente era al servizio di Odino. Lui dice: magari non è come sembra, magari lo sto ingannando in quella profezia in qualche modo, però chi lo sa, ragazzi. Comunque poi lì va a libera interpretazione. E ancora più sconvolgente il fatto che Kratos sembra che morirà, ragazzi, e questo noi purtroppo l'avevamo visto già alla fine del primo, però forse uno non gli dà poi tanta importanza, anche se fino a una certa, perché comunque tutto quello che viene disegnato in queste profezie, ragazzi, si è sempre avverato, quindi già ci aveva sconvolto abbastanza allora. Adesso che ce l'hanno fatto rivedere, ancora di più, per la gioia di tutti quanti noi. Quindi io sinceramente non so tanto cosa pensare, ragazzi, mi sto ancora chiedendo come diavolo siamo riusciti ad arrivare qui. In un modo o nell'altro, ragazzi, comunque Atreus appunto ha dei poteri che non conosciamo. Abbiamo visto che tra l'altro si può trasformare, quindi non solo in orso, ma anche in lupo. Quindi può decidere anche che varie forme assumere se dovesse diventare in grado di controllare questi poteri. Cioè, ha tanti poteri che non sappiamo. Quindi probabilmente in un modo o nell'altro aveva anche la capacità di arrivare qui al bisogno, forse, non lo so. C'è sta ragazza che dice: il mio destino era dimostrare a te il tuo destino. Cioè, regà, è abbastanza cervellotico tutto ciò. Abbiamo scoperto che quindi questo bosco di ferro esiste davvero, solo che è sempre stato detto di no per evitare che Odino ci andasse a ficcanasare. Sto cavolo di Odino, ragazzi, ha messo il naso praticamente dappertutto, Dio santissimo. Mi chiedo come siano riusciti appunto a non fargli credere che davvero sto posto esista, insomma. Però ragazzi, vedremo, cioè il fatto che adesso io mi stia a cervellare su tutte queste cose penso sia abbastanza inutile, perché scopriremo il tutto vivendo, anche se vi devo dire sinceramente un pochettino di paura d'ora in avanti, perché se Atreus davvero sarà tipo al servizio di Odino, mi chiedo che cavolo succederà. Cosa succederà? Può essere che succederà qualcosa così improvvisamente, di totalmente inaspettato. Sono abbastanza in pensiero, ragazzi. Come sempre, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!